insieme alla UIL abbiamo proposto le ragioni dello sciopero del 12 dicembre, soprattutto il tema del lavoro e quindi anche il collegamento tra la nostra rivendicazione generale, che il tema del lavoro sia la scelta su cui si basa la politica economica, e le sorti di un'azienda come l'Ilva di Taranto e delle aziende collegate, e del fatto che noi, che siamo sempre stati fautori di un intervento pubblico, però vogliamo capirne modi, natura, e soprattutto che non sia semplicemente un ponte per poi venderla al miglior offerente, ma sia una scelta di politica industriale. Quindi anche la richiesta al governo di avere un incontro e capire che cosa stanno pensando e come intendono gestirlo. Noi abbiamo sostenuto che un settore strategico come la siderurgia doveva, in assenza di soluzione, doveva prevedere l'intervento pubblico, quando nessuno al governo neanche pronunciava questa parola, quindi semmai l'apertura del governo, non nostro. Lo schema all'Italia possiamo dirci, credo, dopo aver fatto una lunga avvertenza per dargli una prospettiva, è uno schema che non ha funzionato. Come sempre, gli schemi che non hanno funzionato non possono essere riproposti, e non credo che possa essere riproposta un'idea per cui il pubblico si fa carico delle perdite e i privati pigliano i profitti. Questo non mi pare lo schema che si possa ripetere.